Ciao a tutti, bentornati. E oggi prepariamo la pizza in stile napoletana verace. Allora, come procediamo? Aggiungiamo prima l'acqua, in questo caso facciamo due pagnotte da 280 grammi, quindi io ho già versato acqua a temperatura ambiente. Per acqua a temperatura ambiente si intende dai 14-18 gradi, a esagerare 20 gradi. L'acqua già messa nella ciotola dell'impastatrice. Ho preparato un 346 grammi di farina. Potete usare o farina 00 oppure farina 0 in base a quello che preferite. Io in questo caso ho usato un po' di farina 00. Allora, ci sono tante metodologie, io quella che preferisco aggiungo prima l'acqua nell'impastatrice, poi aggiungo 10 grammi di sale. Allora, la teoria è che si dovrebbe aggiungere acqua, se aggiungo prima il sale aggiungo un 10% di farina in pasto, poi aggiungo il lievito, però se siete rapidi potete fare come sto facendo io. Acqua, sciogliete con le mani il sale molto bene. Questo perché? Questo facendo in questa maniera si caratterizza il sapore dell'impasto. Tanto si scioglie in maniera molto molto semplice. Non dovete più sentire i granuli del sale. Ok, infatti già fatto. Allora, siccome io la preparo stasera per domani e la tengo un pochettino in frigo, ci aggiungo 1,011. Ora dice, oh, come fai a calcolare 0,11? Avete ragione anche voi. Un pochino ad occhio lo faccio, anche perché sotto un grammo sono sicuro che per fare una lievitazione così lunga ce la faccio tranquillamente. Mi aiuto con il cucchiaino, veloce veloce, e a sto punto non aggiungo, in questo caso, visto che l'impasto per la pizza napoletana grassi, quindi niente olio. Ok. A sti punti cosa faccio? Piano piano aggiungo un po' di farina, un po' di farina, allora, l'idratazione per questa ricetta, per chi è interessato, è un 58%. Nella pizza napoletana di solito si va da un 50 a un 60% massimo. Sto parlando del disciplinare, eh? Del disciplinare cosa ci dice? Ci dice che si utilizza massimo un'idratazione al 60%. Non si utilizzano grassi, quindi niente strutto, olio di qualsiasi genere, ma solo acqua, farina, lievito e sale. Principalmente il sale, come dicevo prima, lo potete mettere o all'inizio o alla fine, in base alla vostra esperienza, quindi quanto siete abili nell'impastare. Non cambia alla fine, come dicevo prima, mettendolo all'inizio si dice che dà una caratteristica in più all'impasto, però voi aggiungetelo quando vi pare. Allora, pian piano aggiungiamo il resto della farina, ok? E aumentiamo la nostra impastatrice. Impastiamo per
in 10 minuti, un quarto d'ora, se abbiamo la fortuna di avere l'impastatrice. Va bene qualsiasi tipo di impastatrice. Ora io sono passato da una precedentemente molto easy, acquistata alla Metro, con questa qui che è un'ottima macchina, corpo completamente in metallo, ma va bene qualsiasi tipo di impastatrice, anche perché è un impasto poco idratato, quindi con qualsiasi macchina si riesce ad avere un ottimo risultato. Quando è che l'impasto si è incordato? Allora, quando praticamente l'impasto non si appiccica più nella ciotola, quando praticamente ha assorbito tutta l'acqua e tutta la farina. Ora vi faccio vedere un attimo come si presenta l'impasto. Deve essere in questa maniera. E quando l'impastatrice sbatte, si sente quel rumorino. Pian piano si sta incordando. Di solito ci vuole 10 minuti, un quarto d'ora. Allora, la nostra spatolina, ripuliamo. È un impasto molto solido rispetto agli impasti iperidratati che vanno adesso di moda. Prendiamo un po' di farina dello spolvero per evitare un po' che si attacchi, anche se ne mettiamo veramente poca poca, perché e sentiamo, perché il bello dell'arte bianca in qualsiasi campo è quello che, anche se impastiamo a mano, comunque la sensibilità del proprio corpo, poi con l'esperienza, ci dice se abbiamo raggiunto il punto pasta, se bisogna continuarlo a lavorare un pochino a mano. Ora questo impasto va più che bene, infatti se vedete pochettino al banco assorbito, io ne ho aggiunto anche un pochino di più di farina, però nonostante lo sto lavorando è morbido e non si appiccica né alle mani né al banco, quindi lo abbiamo incordato bene. Allora, cosa facciamo? Allora, in questo caso nel disciplinare è previsto che più o meno, che poi non è una regola proprio generale, la pizza napoletana non dovrebbe lievitare più di 8 ore, e comunque se proprio si esagera non più di 15-16 ore, sarebbe un eccesso. Andrebbe l'impasto, la massa dell'impasto andrebbe fatta adesso riposare 2 ore, dopo 2 ore facciamo lo staglio, cioè dividiamo l'impasto per i panetti che ci serve, e poi lo facciamo lievitare per 6 ore, dopo 6 ore poi stendiamo i vari panetti e andiamo in cottura. Nel caso nostro, siccome io non ho tempo e quindi per domani, cosa faccio? Aspetto 10 minuti, faccio riposare, poi divido di già l'impasto nei panetti, siccome va in frigorifero, perché sennò non ce la farebbe l'impasto ad arrivare fino a domani sera, divido l'impasto, faccio fare 2 ore di lievitazione per far partire la lievitazione ai panetti, la metto in frigo a 4 gradi e poi domattina tiro fuori l'impasto e lo faccio continuare a lievitare a temperatura ambiente. Allora, sono passati 10 minuti, togliamo. Io ho messo un canovaccio umido, però se preferite potete mettere della pellicola, c'è chi mette pellicola più un canovaccio umido, oppure nella ciotola, sempre coperto. L'importante è che sia coperto per non far seccare l'impasto. Quindi
Ora andiamo a pesare il nostro impasto. Ora io lo faccio molto semplice perché so che mi devono venire due pagnotte di pari peso, però se fate un impasto perché avete, dovete fare tante pizze, perché magari avete ospiti o come in pizzeria che avete un chilo, 50 kg, eccetera, aveste la massa dell'impasto o con il tagliapasta ve lo tagliate a striscettine e poi se siete bravi fate la mozzatura come fanno nelle pizzerie napoletane, tipo mozzarella, manualmente. Se no, pian piano tagliate l'impasto fino a raggiungere il peso desiderato. Quindi, vediamo quanti grammi sono. Più che chili. Sono 2,58, quindi siamo sui 2,79. Adesso taglio e taglia pasta. Abbiamo combinato 2,57. Perfetto. Allora, a sto punto cosa faccio? Allora, se sono molto appiccicose perché magari non vi sei incordato bene, così basta. Io ora in questo caso non ho bisogno di tanta farina nelle mani, vi mettete le mani nella farina, la scuotete un pochettino, vi basta proprio per non farvi attaccare e la lavorate. Come la lavorate? La lavorate così, veloce, veloce, più veloce possibile. Cioè prendete l'impasto, lo allargate e lo infilate dentro così. Io mi trovo bene a fare questo metodo, poi ce n'è tanti, c'è chi, vi faccio vedere in un'altra maniera, poi vediamo per fare una chiusura, lo giriamo in questa maniera ed è chiusa, c'è chi invece magari lo ripiega su se stesso, lo lavora in questa maniera, io preferisco, mi trovo bene con questo metodo. L'importante è che chiudete la pallina sotto. Se vedete come in questo caso è un po' scivolata perché era un po' di tensione superficiale, l'appoggiate e la tirate. Appoggiate e la tirate. Così. Ok. Allora, successivamente cosa facciamo? Allora, io le lascio coperte nel mio caso per altre 2 ore perché le mie andranno in frigo. Se voi invece avete non avete tempo, la fate in giornata, seguite quello che dice il disciplinare, quindi lievitazione delle 8 ore classiche. Una volta fatto l'impasto, lo fate lievitare sempre per 2 ore, staglio, fate le palline, sempre tutto ciò fatto a temperatura ambiente, sempre coperte, fate lievitare per altre 6 ore. Dopo 6 ore le palline dovrebbero essere lievitate al punto ottimale, si stendono, si condiscono e si va in cottura. Allora, sono passate all'incirca 2 ore da quando abbiamo lasciato riposare le palline. Allora, io in questo caso utilizzo delle ciotoline tipo per conservare gli alimenti, anche a volte si utilizzano per riscaldare le pietanze nel microonde. Voi potete utilizzare qualsiasi tipo di contenitore. Se dividete le palline come sto facendo io, meglio se utilizzate dei contenitori separati invece della classica cassetta, anche perché a meno che non avete un frigorifero grande come quelli da pizzeria, difficilmente trovate delle cassette così grandi. Quindi potete decidere o aggiungete un po' di olio e lubrificate un pochettino il contenitore, oppure come ho fatto io in questo caso ho una leggera spolveratina di farina. Quindi prendiamo la nostra spatolina per aiutarci, solo per questo. Cercate di toccarla il meno possibile. Ok.
mettiamo a riposare le palline in frigorifero tutta la notte, poi domattina le rimetteremo a temperatura ambiente, possibilmente mettetele nel ripiano più basso perché è la parte del frigo in cui c'è una temperatura più costante. Regoliamo il frigorifero a 4 gradi, mi raccomando, perché troppo alto la lievitazione non si rallenta, troppo basso rischiate che la bloccate e buttate via ogni cosa. Quando mettiamo le palline è buona norma per almeno 2-3 ore non riaprire il frigorifero. Passate le ore di lievitazione, quindi verifichiamo quanto è cresciuto l'impasto, direi che ci siamo. Quindi spolveriamo il piano di lavoro per stenderle. Spolverate bene sia sopra che sotto. Ok. Partendo dal centro, allarghiamo. E poi io uso questo metodo qua, poi ce n'è tantissimi, c'è che se siete bravissimi potete stendere alla napoletana. Dopo averla stesa, l'ho condita prima con la salsa del pomodoro, 10 minuti in forno. Io utilizzo la pietra refrattaria, però potete utilizzare o la leccarda, quella in metallo in dotazione, oppure potete utilizzare delle teglie forate che consentono una cottura migliore. Dopo 10 minuti l'ho tirata fuori, ci ho aggiunto un po' di mozzarella, un filino d'olio e l'ho rimessa finché non si è dorata. Andiamo a tagliarla. Croccante. Buon appetito e viva la pizza!